Ragazzi, questo doveva essere il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. L'ultimo episodio è stato piuttosto tranquillo. È successo per la seconda volta che siamo stati di venire inseguiti. Ci è successo per la seconda volta di venire inseguiti da Undyne. In un momento ci ha fatto cadere giù nella discarica dei waterfall, delle cascate, e ci siamo ritrovati contro un stupidotto, avete presente quei fantocci che abbiamo visto in gioco, bene, posseduto, e fortunatamente alla fine del combattimento è arrivato un Abstablock a interrompere tutto quanto, perché non riuscivamo a trovare un modo per uscirne. E alla fine Abstablock è arrivato sempre con questo fare depresso che diceva: "Oh, ho voluto solamente salutarvi". Vabbè, siamo arrivati subito dopo qui nel vicinato di Napstablock, dove qui c'è la casa di qualcuno, di qua c'è la casa di Napstablock e un'altra casa che sembra essere tipo o di un parente di Napstablock, perché è uguale alla sua, ma è chiusa a chiave, ve la faccio vedere. Guardate, cioè, vi viene da pensare che nella casa fianca, quella di Napstablock, ci abitasse tipo un suo parente, perché sono uguali. E poi dopo c'è la fattoria delle lumache della famiglia di Napstablock. E poi dopo c'è sempre la musichetta dei sensi in questi posti un po' così, non so perché. Comunque, qui vedo che c'è qualcosa. Qui c'è anche questo posto, me lo ricordo. Comunque, questo mi sembra, mi pare di ricordare che sia un negozio. Sì, wow, ho un po' di robe da vendere, dice questa tartaruga qui. Cosa stai cercando? Vediamo un po'. Una mela e qualcosa. Cura 18 HP. Sembra un granchio. Ah, una mela granchio, letteralmente. Questo diventa il tè di mare. Aumenta la velocità in battaglia. E cura 10 HP. Altrimenti questa armatura 5 DP di fi. Occhiali nuvolosi, letteralmente. Mi dà meno di difesa. Lasciamo stare. Però l'invincibilità dura più a lungo, c'è scritto. Vabbè, non mi interessa la roba dell'invincibilità, mi interessa avere la difesa alta, appunto. Beh, io direi di prendermi una mela granchio, dai, e poi così riempio tutti gli slot cavolacci, del mio inventario, vabbè. Grazie, wahaha! Non fai il timido, dai, parliamo un po', che secondo me è cante questo gioco. Qualcosa che vuoi sapere? Sono stato qui per molto tempo, forse troppo tempo. Studiare la storia sicuramente è facile quando hai vissuto. Quando l'hai vissuta tu stesso. Wahaha! Quell'emblema. L'emblema sul muro. Non sai che cos'è? Che cosa insegna al giorno d'oggi? Che cosa insegna il giorno a scuola ai bambini al giorno d'oggi? Wahaha! Questo è il Deltarune, l'emblema del nostro regno, il regno dei mostri. Wahaha! Grande nome, eh? E come dico sempre, il vecchio Re Flaggibans non riesce mai a fare un nome decente. Qualcosa di nuovo, significato dell'emblema, chiediamo. Quell'emblema narra in teoria, in verità quell'emblema narra una storia. L'originale significato è stato perso e perduto nel tempo. Tutto quello che sappiamo è che il triangolo simboleggia noi mostri, e il cerchio alato sopra simboleggia qualcos'altro. Molte persone dicono che è l'angelo dalla profezia. La profezia, voglio sapere, voglio sapere. Oh sì, la profezia. La leggenda dice che un angelo che ha visto la superficie discenderà dall'alto per portarci alla libertà. Più tardi le persone hanno cominciato ad avere un'altra visione, chiamando quel cerchio alato l'angelo della morte, un portatore di distruzione che aspetta di liberarci da questo reame mortale. Per quanto riguarda la mia opinione, quando vedo quel piccolo cerchio, penso che sia solo un sacco carino. Wah! Ok, parliamo di re, informazione su re. Re Flakibans, lo chiamano tutti con dei nomignoli iperpucciosi, perché capiamo che il re è un gran tenerone. È un amichevole e fortunato, è un amichevole e felice tipetto.
Se continui a camminare, se continui ad andare in giro abbastanza, forse molto probabilmente lo incontrerai. Adora andare in giro, andare in giro e parlare con le persone. Eh? Perché chiamo Dreamer Flaggibus? Oh, è una lunga storia. Non me la ricordo. Ma se torni indietro più tardi, sono sicuro che ve la sarò ricordata. E su Andais, cosa hai da dirmi? Ah, sì, lei è l'eroina locale. Con la sua determinazione ha combattuto fino a farsi strada alla cima delle guardie reali. Letteralmente, sto traducendo in modo letterale. In realtà sono arrivata qui chiedendo qualcosa. A proposito, è appena passato di qui chiedendo di qualcuno che assomigliava proprio a te. Mi guarderai le spalle, ragazzo. E compra qualche oggetto qualche volta. E compra degli oggetti. Potrebbe salvarti la pelle. Potrebbe salvarti la pelle. Wahaha! Vai, esci. Ma attenzione là fuori, ragazzo. Va bene. Allora, usiamo la scatola e qui mettiamo via. Il doc, cos'è il doc receipt? Metti via il coltello giocattolo. E cos'è il dog receipt? Jigsaw puzzle lasciato usato da un cane. Ma che cazzo è? Se lo uso? Hai usato il residuo di cane. Il resto del tuo inventario si è riempito di residui di cane. Ma che cacchio, butta! Ma che trollata sono sti cani? Vabbè, ci sono rimasti il pupazzo di neve, il buon gelato, il cinnamon bun, il buon gelato, il cibo astronauti e la melagranchio. Melanchio, vabbè, quella. Addolorati, sconfitti e temute e temenete, spaventati per le nostre vite, ci siamo arresi agli umani. Sette dei più grandi dei loro maghi ci imprigionarono qua sotto con un incantesimo magico. Nulla può passare attraverso quell'incantesimo, ma solo gli esseri con una potente anima possono andarsene. C'è solo un modo per spezzare questo incantesimo. Se un grande potere equivalente a sette anime umane attaccasse la barriera, verrebbe distrutta. Sette anime l'hanno creata, sette anime posso distruggerla. Ma questo posto maledetto non ha entrate e uscite. Non c'è modo che un umano possa venire qui. Rimarremo intrappolati qui per sempre. Ironia della sorte. Allora, qui devo accendere i funghi. Non pensate male. Non mi drogo. È da una vita che non mi sono mai drogato. Un nemico speciale, l'nemico speciale Temmie appare per sconfiggerti. Ah, questo è il famoso Temmie. Flexa, nutri Temmie, parla. No, aspetta, nutri Temmie Flex, non so cosa sia. Flexa o parla, prova a parlarci. Dici ciao Temmie. Oi, sono Temmie. Ma che pensa per il culo è? Temmie vibra intensamente. Prova a parlare ancora. Dici ciao a Temmie. Oi, sono Temmie! Ma come mi spiega? Temmie ha dimenticato il suo altro attacco. Prova a nutrire così. Temmie vuole solamente Temmie Flex. No! Così fa e muori. Ragazzi, qualcuno mi spiega la logica di questo. Temmie vibra intensamente. Flexa, flexa. Flexi. No, muscoli! Non sono carini! Oh, devo. Non credo di essere d'accordo. No! Tocca a noi adesso, ok? Ok, ha passo Aaron a caso. Aaron è pronto per il tuo prossimo flex. Vai, flexiamo! Vai, flexa, flexa! E si flexa fuori dalla stanza! Perfetto, 60 gold. Qualcuno mi spiega. Vabbè, comunque. Eccolo qua il villaggio di Temmie. Bap, 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 bap.
Oi, sono Tammy! E questo è il mio amico Tammy! E this is come parlo, this. Oi, sono Tammy! E questo è il mio amico Tammy! Sono tante coppie di Tammy. Non dimenticate del mio amico! Ciao! Io sono Bob! Ok, l'ultimo è Bob. Quello che sta cantando nella canzone. Bob! Senti qualcosa? Sei ripetuto di determinazione? Sì, come al solito. Ricca storia di Tammy. Che compa così il Tammy che cavalca un dragone. Cos'è? San Giorgio, spostati! Riferimenti culturali. Umani sono così carini! Tem, guarda l'uovo! L'uovo si schiuderà! Tem, parente felice! È cotto. Tem ha sentito un umano l'allergia. Ha sentito di essere allergico agli umani? Va bene, Tem capisce. Tem è anche allergica a Tem. Gli sono apparsi i cosi dell'allergia. Qui c'è un qualcosa. Siete osservato. Ma dai! C'è un fungo. Lancio del fungo, lascio del fungo. Vabbè, qualunque cosa significhi. Simboleggia il mio tormento interiore. Intrappolato qui da un hippie. La mia forza di spingerlo via, la mia forza per scappare, ma non c'è modo di evitarlo. Ok, questo poveretto è intrappolato qui da questi hippie. Stato di Tem, molto famosa, molto! Sono d'accordo, dovresti dare un'occhiata al Tem Shop. Oi, dovresti dare un'occhiata al Tem Shop, ok, andiamo. Ciao, benvenuto al Tem Shop. Cos'è sta roba? Questo Temp Flake cura solo 2 HP. Questo Temp Flake c'è uno sconto in palio. Costa solamente 1 gold. Cibo scontato! Ok, altrimenti Temp Flake è molto costoso, che costa 20. Cura solo 2 HP come al solito. E poi un coso che costa 1000. La paga del college di Tammy, praticamente, ok. Esci. Proviamo a parlarle. Di ciao. Oi! Io sono Tammy! Vedi? Oi! Sono Tammy! Tu sei Tammy? Tutti noi abbiamo una storia profondissima. E il suo shop? Sì! Vai a tal shop! Poi! Secondo me si sono fatti qualcosa di pesante tutti questi gatti, ragazzi? Andiamocene. Per questo episodio online la voglio vedere almeno, voglio arrivarci allo scontro boss. Vicini davanti a Mossball, vai, risparmia, quello fa puntini. Mossball è molto normale, certo, questo qui sapete che cos'è. Non è un Mossball. Ti avvicini a Mossball improvvisamente. Wow! Eccolo qua! Mold Big gira repulsivamente. Provo a stendermi a terra. Si stende a terra. Anche Moldiberg si stende a terra. Ed ora capisce la vita. Ok. Che schivata. Non so cosa voglio dire, però proviamo ad abbracciarlo. Abbracci Moldiberg. Dello slime, vabbè, viscoso, ti copre. E vabbè, rallenta la mia velocità. In effetti sono più lenta. Ha bisogno di un po' di distanza, Moldiberg. Allora aspetta di abbracciarti.
Non abbraccio Bodvagher, apprezzo il tuo rispetto, perché so, va bene. Buoh, ruggisce. Modbug sembra apprezzare la tua presenza. Se proviamo a stendersi a terra ancora. No, è la stessa roba. Glu 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 glu. Vabbè, comunque sembra apprezzare la mia presenza, perfetto. Ho ottenuto 20 di gold, ok. Abbiamo fatto capire al mega mostrone che siamo amichevoli, quindi. Guau! Senza candele o magia per guidarci a casa, i mostri usavano i cristalli per navigare. Allora, questo. Praticamente qui c'è una lanterna che dopo 8 secondi si spegne e man mano che la luce si spegne si accendono i cristalli per guidarci al posto della luce. Oh, chi è? Washa e Daron appaiono, va bene. Facciamo che io parlo da Washa e faccio puliscimi. Aia. Aia. Curata, curata, curata. Risparmio lui. Bene. Proviamo a flexare, vai, flexa, flexa. Metto un flexing contest, allora, vai. Vai, pronto, vai, prossimo flex, flexa, 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 aia, flexa. Non sono mai preparata quando arriva questo tipo di attacco, aia. Allora, pronto, pronto, prossimo flex, vai, flexa, flexa. E si flexa fuori dalla stanza, vai, 55 gold. Mi si è scaricato il joystick, effettivamente mi ero dimenticata di questo piccolo particolare. Effettivamente avevo letto prima che si stava scaricando la batteria. Va bene, un secondo. Ecco fatto. Ho riconnesso il joystick. E ritorniamo a fare quello che stavamo facendo. Ah, c'è troppo buio, non vedo un cazzo. Fortunatamente io emano luce, quindi non continuo a vedermi, sì. Accendi, accendi ancora, accendi XX. Ok. Ok, tanto ho sbagliato strada, brava Giada. Beh, comunque è a destra alla fine, ovviamente. Oh, ultimo incontro. Modbug e Wash appaiono, vai. Chiediamo a Wash di pulirci. Sono dimenticata di curarmi, ragazzi, che male che c'ho. Risparmia. Cazzo, game over! No, adesso devo farmi tutta la strada. No, fortunatamente avevo salvato a non puoi arrenderti. Ciao, l'arresto è terminato. Sì, no, porca vacca, game over, ragazzi, più game over del gioco. Neanche contro Andai sono morta. Sono morta contro un quello che fa work, che è lui. Sono morta contro di lui, neanche contro un Andai, dite, vabbè, che Andai sarà difficile. Come boss, però me la ricordo difficilotta lei. Proprio schivare attacchi suoi è difficile. Va bene, allora risparmiamo questo. Imita. Eccolo qua. Allora, com'è che si faceva? Ah, sì, dovevo non abbracciarlo. Ecco fatto. Roar! Come apprezzi il mio rispetto? Ruggendo, ovviamente. Aia. Perfetto. 20 gold. Sì, chi se ne frega se non ho guadagnato i gold di prima, però va bene. Allora, nella stanza successiva non c'era niente di particolare di oggetti, giusto? Devo solamente prendere la strada giusta. Ah, di nuovo. Vai, puliscimi.
Vai, momento di flexare, solita roba. Ormai la sappiamo la strategia contro i mostri. Flex ancora, e Aaron si flex fuori dalla stanza. 55 gold. Sarà meglio, ragazzi, che mangi qualcosa prima che... mi mangio un buon gelato. Ecco fatto, occhio a non mangiarmi il pezzo di pupazzo di neve, perché... Allora, l'ultimo incontro è... Aiuto, c'è buio, buio, troppo buio, troppo buio. Il problema non è il fatto che ho paura del buio, per il fatto che il problema è sempre uno. La gente che sta nel buio. Parlando di buio, c'è giusto un po' di buio, ma giusto un pochino. Dietro di te. Ah, bella! Buongiorno di nuovo, puttini. 7. 7 anime umane. Con il potere di 7 anime umane, il nostro re, Re Asgore Drimur, diventerà un dio. Con quel potere, Asgore potrà finalmente spezzare la barriera. Finalmente potrà poi riportarci in superficie dall'umanità. E ridargli e restituirgli la sofferenza e il dolore che ci ha inferto. Capisci, umano? Questa è la tua ultima possibilità, la tua unica possibilità di redenzione. Consegnami la tua anima. O te la strapperò dal corpo. Andai, hai interito anch'io a combattere! Io! Ce l'hai fatta! Andai proprio davanti a te! Ce l'hai proprio davanti a te, che mentre sta combattendo! Aspetta! Chi sta combattendo? Ehi! Non lo dirai ai miei genitori, vero? Okay. Oh mio Dio! Che roba! Passiamo di qua? No? Passiamo di qua, vabbè. Ok. Ok! Salvati in extremis. Se dico il mio desiderio, prometti che non riderai di me? Certo che non riderò. Qualche giorno mi piacerebbe scalare questa montagna sotto cui siamo sepolti. Restare sotto il cielo, guardare tutto il mondo che c'è là fuori. Questo è il mio desiderio. Ehi, hai detto che non avresti riso. Si è sentito una risata, non l'ho letto. Scusa, è divertente. È anche il mio desiderio. Ok, comunque questa è solo una profezia. L'angelo, colui che ha visto la superficie, loro ritorneranno e il sottosuolo si svuoterà. Yo! So che non dovrei essere qui, ma voglio chiederti una cosa. Cielo, non pensavo che... no, non pensavo avrei mai dovuto chiedere questo, poi adoro... tu sei umano, giusto? Ah, cavolo, io lo sapevo. Ora lo so, quindi... Andai mi ha detto, sto lontano da quell'umano. Quindi, immagino che noi adesso dovremmo essere nemici o qualcosa del genere. Ma faccio piuttosto schifo in questo. Yo, di qualcosa di brutto così posso odiarti. Per favore? No, ma che cacchio dici? Dai, piccoli. Yo, cosa? Quindi cosa dovrei fare? Non succede niente. Io odio le tue scarpe. Cavoli, sono... Faccio cagare. Me ne vado a casa. Oh no, è giampato. No! Io, aspetta, aiuto! Sono incastrato!
mi interessa! Prendi quel bimbo! Ecco fatto. Io! Ehi! Se vuoi fare del male, mio amico, dovrai passare sul mio corpo! Prima! Se n'è andata! Io mi ha davvero salvato la pelle! Immagino che essere nemici non sia proprio una bella cosa, ah? Allora saremo amici piuttosto. Cielo, dovrei proprio andare a casa. Scommetto che i miei genitori saranno preoccupatissimi per me. Dai, va a casa. Cammina però, così non inciampi. A più tardi, bello! Che bel momento che è stato questo. Ok, siamo definitivamente arrivati alla fine. Ragazzi, io fermo l'episodio qui. Voglio ancora registrare adesso perché adesso sta per partire lo scontro con Andash. Siamo 26 minuti, quindi lo scontro non ci sta in questo episodio. Allora lo vedremo nel prossimo episodio. Vediamo un po' quindi di fermarci qui. Il salvataggio sta per arrivare. Cioè, sta per partire una cutscene. Se faccio qualche altro passo partirà una cutscene. Il salvataggio partirà dopo quella cutscene, quindi... Ok, signori, fermiamo l'episodio qui e nel prossimo episodio vai di scontro boss, finalmente. Il primo boss serio, perché finora abbiamo avuto scontri non seri. Questa volta abbiamo il nostro primo scontro serio perché per la prima volta ci ritroviamo qualcuno contro che vuole effettivamente darci le mazzate. Chissà come andrà a finire.